Aspetta, fallo girare. Gentili amici all'ascolto, buonasera. Siamo nella fase finale della prima parte del campionato dedicato a Pierino D'Onofrio. Le squadre che si affrontano sono attestate al secondo e al terzo posto, a stesso punteggio. Oggi si capirà chi è che raggiungerà la migliore posizione per quanto riguarda le semifinali e i quarti di finale. Aspettiamoci una bella partita, perché sono due squadre che giocano un bel calcio a 5, non sono particolarmente fallose, sono due squadre che hanno deliziato anche con una parte di spettacolo questo momento, sia dal punto di vista dell'organizzazione sia dal punto di vista calcistico. Ecco, vanno le immagini sulla formazione del Foggia 5, una formazione di tutto rispetto che crediamo giusto fare gli auguri, perché probabilmente parteciperà al prossimo campionato federale di C2 e quindi gli facciamo gli auguri, e anche in questo torneo stanno dimostrando il loro valore. Dall'altra parte ci sono le Aquile di Lucera, una squadra, una formazione corretta, una formazione che gioca un bel calcio e che viene addirittura da Lucera sorbendosi 70-80 km la sera per poter venire a dar lustro a questo torneo. A tutte e due le squadre diciamo grazie e che vinca il migliore. Sono partiti. Un fallo commesso dal giocatore Rubano Paolo ai danni di Principe Giuseppe, uno dei cannonieri, il secondo in classifica cannonieri, preceduto soltanto da Danzo Valentino. È stato segnato e ha segnato un fallo cumulativo, il primo, deve calciare il giocatore proprio che ha subito il fallo, Principe Giuseppe, vediamo, ecco che passa al numero 9 Ricucci Gaetano, che calcia malamente sul fondo. Ed ecco la palla alle Aquile Lucera, Palmieri Rubano, ancora Palmieri che gestisce la palla nella fase centrale del campo. Vedete che fa girare molto la palla alle Aquile Lucera, aspettando un po' che il Foggia C5 esca dal guscio difensivo. Ecco, riparte, attenzione, fallo laterale, è stato Principe Alessio a mettere la palla fuori in fallo laterale. Si riprende il gioco, primo tiro in porta, sia pure debole, dove il portiere para tranquillamente. Ancora un contrasto e siamo sempre alla ripresa del gioco. E il numero 2 Amerigo Valente che dà la palla a Palmieri, ancora Amerigo Valente, ecco De Luca Michele, uno dei goleador delle Aquile Lucera. Calcio d'angolo, vediamo un po' Rubano Paolo. Calcio di rigore a favore delle Aquile di Lucera. Riteniamo che sia stata corretta l'interpretazione dell'arbitro Magnisio Daniele, ha colpito internamente la gamba di appoggio. Calcio di rigore che è molto veloce da parte delle Aquile di Lucera, che lascia partire con Principe Giuseppe, un fendente, che però Palmieri riesce, vediamo. Seguiamo la palla in diretta prima di riprendere la telecronaca. Vediamo, è grigia la palla, quindi ripresa del gioco, attenzione. De Luca sta, devo dire, ha subito un paio di interventi anche abbastanza duri, però sta disputando un ottimo incontro. Bellissimo questo gol che prende, coglie di sorpresa la difesa delle Aquile di Lucera. Sia Palmieri che non ha avuto il tempo per chiudere, ma soprattutto il portiere, preso, coperto dal suo capitano, è stato preso controtempo e ha permesso al Foggia C5 di realizzare la quinta rete e quindi di mettere un po' più a sicuro il risultato, visto e considerato che le Aquile di Lucera stavano comunque attaccando e impensierendo non poco la squadra foggiana del Foggia C5. Adesso la palla va a finire fuori, Cavarella, vediamo. Grinfie del portiere De Martino Alessio, ancora in attacco adesso il Foggia C5, che si è un po' scrollata di dosso la poca tranquillità dell'inizio, e adesso anche De Luca non riesce, e termina qui il primo tempo, quando al 25esimo il risultato è praticamente per il momento nelle mani del Foggia C5, che conduce per 5 reti a 2.
Vi ricordo come sempre gli autori delle reti, ha segnato un gol Principe Giuseppe, secondo capocannoniere in questo campionato, alle spalle di Danza Valentini, ha segnato Ricucci Gaetano una rete, ha segnato Principe Alessio e Ciavarella Domenico. Che cosa dire? Le Aquile di Lucera stanno disputando un'ottima partita, sono venuti un po' in formazione rimaneggiata causa dovuta a infortuni e motivi di lavoro, però il capitano sta giostrando abbastanza bene la squadra, la sta facendo girare, è autore lui stesso di due gol e onestamente il risultato per il momento è un po' pesante a sfavore delle Aquile di Lucera, che insomma non meritano tre gol di svantaggio. Per il momento è tutto. Quando abbiamo terminato il primo tempo, ripeto, le Aquile di Lucera stanno soccombendo per due reti a 5 a favore del Foggia C5, quando qui dal palazzetto di Sant'Agata di Puglia vi giunga un saluto e ci rivedremo per le prossime partite.
gli ha vinto un po'.